Domani il Milan, a Torino, in casa. Poi la Roma, in trasferta. La Salernitana, in casa. La finale di Coppa Italia, con l'Atalanta. Il Bologna, in trasferta. E l'ultima, in casa, contro il Monza. 5 partite di Serie A, una di Coppa Italia. Quanti punti fa la Juventus da qui al termine della stagione? Io dico 6, che significa mantenere la media che abbiamo avuto bene o male nelle ultime gare. Pressappoco, circa. Abbiamo fatto 14, 12 punti nelle ultime 12, nelle ultime 14 partite abbiamo vinto e perso in Coppa Italia. Io penso che comunque la Juventus manterrà questa tipologia di media, quindi che arriverà a fare 6 punti in 5 partite. Con 7 aritmeticamente la Juventus arriva in Champions, possono essere anche di meno se quelle dietro poi non vincono tutte le partite. Quindi 6 dovrebbero essere sufficienti per arrivare in Champions proprio perché abbiamo degli scontri diretti. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io anche oggi, signori, ho sentito e ho visto un Allegri molto sereno, tranquillo, felice. Mi è sembrato anche quasi entusiasta, no? Di questa stagione che sta facendo la Juventus. Io non so se è serio, se è un modo, però andiamo anche a raccontare quello che è venuto fuori in conferenza stampa. Vi dico che ho trovato delle grandi incoerenze anche nelle risposte di Allegri e ancora una volta vi dico che più che altro in conferenza stampa si è parlato soltanto di obiettivi, 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 obiettivi. Da quant'è che sentiamo delle conferenze stampa soltanto dedicate agli obiettivi? Ormai da un pochino. Ci avviciniamo a Juve-Milan. Quanto il passaggio in finale ha dato entusiasmo? E Allegri dice: domani è sempre Juve-Milan, è sempre una partita bella e importante. Scontro diretto su una squadra forte e ben allenata con dei giocatori di valore. Piacerebbe sentire da un tifoso del Milan se è d'accordo con questa analisi. Noi sicuramente la vittoria, anzi, diciamo il passaggio, perché abbiamo perso a Roma, ha fatto sì che si sia raggiunto in parte un obiettivo, che andare a giocare una finale. Ora ci sono 3 partite importanti prima, per cercare di fare quei punti che servono ad entrare in Champions. Come stanno i giocatori? C'è qualche dubbio? Bremer a Cagliari sembrava avere problemi, deve rifiatare. Bremer ha avuto sì un problemino a Cagliari, ma sta bene e domani mattina valuterò. Abbiamo recuperato tutte le energie, poi abbiamo avuto anche 3 giorni di recupero. Domani saremo pronti a fare una bella partita. L'aggettivo bella non so se è quello più appropriato, aggiungo io. Lo stadium è sold out con tifosi anche dell'estero. Che cosa piace all'estero del nostro calcio? E Allegri dice: questo non lo so, andrebbe domandato a loro. Nella vita vanno viste anche come opportunità. Il calcio italiano può continuare a crescere con delle idee chiare per farlo. Chi comanda dovrà prendere decisioni importanti per migliorare. Abbiamo 2 squadre in semifinale di Europa League, e l'Inter che ha fatto una bella Champions. Anche qui mi piacerebbe domandarlo ai tifosi dell'Inter e sentire la risposta. L'anno scorso altre finali europee, abbiamo avuto anche squadre in finali europee e noi eliminati in semifinale. Non è tutto da buttare, ma non ci possiamo sedere, ma dobbiamo immaginare cosa sarà il calcio tra 5-10 anni. No, però, ecco, io vi dico, anticipo la risposta di Allegri. Queste non sono robe d'allenatore, no? Cioè, la domanda era specifica, tra l'altro, di Giovanni Albanese, che saluto, e proprio oggi vi ho pubblicato un video corto insieme a Giovanni, dove andava ad anticipare l'8 aprile il nome di Di Gregorio e le volontà della Juventus di fare delle operazioni sulla porta, di far uscire Perin, di tenere Szczęsny fino a scadenza, avere un portiere che possa crescere sotto la sua ala. Poi ne parleremo in un altro video. Poi ne parleremo in un altro video. Però la domanda era: che cosa attira i tifosi dell'estero a vedere Juve-Milan? Tutti i discorsi relativi al futuro del calcio italiano. Sono preoccupazioni di un allenatore? Risposta: no. L'allenatore allena, non fa dei ragionamenti a lungo periodo, poi sono opinioni, certo, le può dare, però non era nemmeno quella la domanda, non gli si chiedeva neanche quello. E perché dico questo? Perché poi la domanda che fanno successivamente ad Allegri è: lei che ha vinto tanto, ok? E ha visto tante Juve, cosa servirebbe? Cioè, la ferma un tifoso Juventus per strada e gli chiede: cosa serve per tornare non a vincere ma a competere con l'Inter? Bastano 2 colpi, e cosa risponde? E Allegri dice: io a questo non rispondo, a questo dovrebbe rispondere la società che fa mercato. Io faccio l'allenatore, non faccio mercato. E allora, l'allenatore non si occupa nemmeno di quelli che sono i problemi generali dell'Italia, del calcio italiano, no? Banalmente, ma non è, chi se ne frega, cioè lo può dire, va bene. E allora dico: allora l'allenatore non fa nemmeno i bilanci. Cioè, quante volte abbiamo sentito dire che la Juventus fa una buona stagione perché arriva in Champions, perché a livello del bilancio?
Cioè, l'allenatore deve ragionare dal punto di vista sportivo, non dal punto di vista economico. Quindi fa comodo dare delle risposte così, tipo io sono l'allenatore, non faccio determinate cose, il mercato eccetera eccetera, però fa anche comodo cercare di giustificare dei risultati che dal punto di vista sportivo non sono entusiasmanti, ed è inutile stare qui a prenderci in giro, nascondercelo, perché la Juventus che fa 12 punti in 12 partite, che vince 3 partite nelle ultime 14, non sta facendo bene. Chi se ne frega di nascondersi dietro all'obiettivo stagionale di inizio anno? E poi ripeto, all'interno di questa stessa conferenza stampa, Allegri sarà incoerente con se stesso, quello che ha detto anche adesso, che continua a ripetere in conferenza stampa e che ha detto da tutto l'anno, poi ci arriveremo. E sapete perché dice così Allegri? Sapete perché questa risposta molto fredda? Perché? Perché appunto il nome di Di Gregorio, questa trattativa, Allegri l'avrebbe imparata direttamente da Galliani, della serie. Ma scusami, ma Giuntoli che ci viene a chiedere Di Gregorio e tratta Di Gregorio, ma cosa volete fare con Szczęsny? Allegri dice, ma Giuntoli ha trattato Di Gregorio, ma a me non mi ha mica detto niente. È per questo che risponde in questo modo, io non ne so mica niente, non dovete mica chiedere a me, chiedete alla società. È una frecciata che Allegri tira alla dirigenza della Juventus, proprio perché proprio oggi la ricostruzione del Corriere della Sera è stata Allegri inconsapevole del fatto che si sta trattando un altro portiere. Quindi è un po' facile, un po' comodo, diciamo così, però è il gioco delle parti, ecco, questo credo che sia doveroso dirlo. La società fa una determinata cosa perché la sua parte dice quello, e Allegri risponde in questo modo proprio perché il gioco delle parti prevede questa roba qui. È roba matura, boh, lo facciamo tutti secondo me, cioè le frecciatine quando ci fanno un dispetto, è qua, il gioco delle parti, non sono cose mature, sono cose che fanno parte comunque di questo mondo e lo sappiamo molto 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 bene. E Allegri dice, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo Champions, è importante, è tecnico, perché a livello sportivo l'anno prossimo potresti andare a giocare una Champions, una Supercoppa Europea, non ho capito perché, ci pensa di vincere la Champions, probabilmente sì, un Mondiale per club e anche la Coppa Italia, oltre ovviamente al campionato, l'anno prossimo la Juventus sarebbe impegnata su più fronti e competizioni. Poi è economico ancora, cavolo, il mercato non è roba dell'allenatore, però il bilancio sì. Cioè Allegri parla da dirigente, Allegri parla come un dirigente, Allegri non parla come un allenatore dovrebbe dire dobbiamo migliorare la posizione dell'anno scorso, dobbiamo fare più punti dell'anno scorso, dobbiamo prendere meno gol dell'anno scorso, fare più gol dell'anno scorso, siamo in un periodo negativo, dobbiamo scendere in campo, migliorare questo determinato aspetto affinché si riesca a migliorare la prestazione in campo e quindi il risultato. Allegri parla di obiettivi, parla di bilancio. Allegri è un dirigente non sportivo. Allegri è un direttore generale, Allegri dovrebbe fare quello che fa Marotta, ormai Allegri dovrebbe fare quella roba lì. E due settimane fa proprio un giornalista gli ha chiesto, ma lei si vede dirigente? Lui ha detto, no, io mi vedo allenatore. Ma non parla come un allenatore, non parla di roba di sport, non parla di campo, parla di queste cose qui che sono robe proprio dirigenziali. Quindi secondo me dovrebbe un po' ritarare quelle che sono le sue priorità, perché non sono discorsi d'allenatore. E lui continua, è lui stesso che ce lo dice, no? È lui stesso che ce lo dice, ma non sono discorsi d'allenatore questi qua. Importante rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare, non ho ancora detta l'ultima parola, ci sono 15 punti, le squadre retro fanno punti, non serve a tornare alla vittoria in campionato, non sarà assolutamente facile. Solite frasi fatte che si dicono in ogni conferenza. Nome dell'attaccante che giocherà domani a fianco di Vlahovic, stanno bene tutti e due, Chiesa ha giocato di più, Chiesa e Yildiz ovviamente, e valuterò domani. Chiesa sarebbe comunque un buon cambio nel caso, così come lo sarebbe Yildiz. Federico Roma ha fatto una buona partita, soprattutto se messo a disposizione della squadra, anche se si estrae dalla partita, è un giocatore che ha sempre una soluzione in un momento della partita importante. Domani mattina decido, quindi c'è questo ballottaggio, ma lo sapevamo. Le fanno piacere gli attestati di stima da parte dei giocatori della Juve? È il calcio spumeggiante europeo dell'Atalanta, come lo giudica? Allegri dice, Gasperini ha fatto un lavoro importante a Bergamo, in realtà è cresciuta molto con una società dietro importante, sta facendo molto bene, sono in semifinale di Europa League, in finale di Coppa Italia, sono in lotta per un posto in Champions, sta facendo un ottimo lavoro. Anche qui si parla di obiettivi, l'Atalanta però è tanto altro, non è solo obiettivi, non è solo semifinale, non è solo finale, non è solo classifica, l'Atalanta è roba diversa. Forse perché in questo caso, e ci sta, non sei particolarmente immerso, è impossibile sapere, vedere tutte le partite, seguire tutte le squadre proprio nel dettaglio eccetera eccetera, e quindi per forza di cose ti aggrappi alle cose che sai, le cose che leggi, le cose che ti dicono, le cose che conosci. Però l'Atalanta non è solo sta roba qui, non lo è, l'Atalanta è tanto di più, anche proprio dal punto di vista sportivo, anche queste sono parole da dirigente, no? O comunque da tifoso che ti fa un'altra squadra che non è, ma non da allenatore.
Gli attestati di stima, ho un buonissimo rapporto con i ragazzi, sono ottimi professionisti che tengono questa maglia. In questo momento vogliamo andare a prenderci gli obiettivi e sarebbe bellissimo. Vlahovic l'ha considerato uno dei tecnici migliori degli ultimi 20 anni e ha detto di sognare il pallone d'oro. E Allegri qua inizia un pochettino a traballare. Ecco, le prossime domande e risposte voglio capire insieme a voi se il mio punto di vista è sbagliato oppure no. Dice, il fatto che ambisca a vincere il pallone d'oro è normale. Deve avere le ambizioni di ottenere il massimo come tutti noi, altrimenti non riesce a migliorare. Questa è una frase perfetta. Bisogna sempre avere l'ambizione di ottenere il massimo. Se non punti sempre a ottenere il massimo, non puoi migliorare. Frase perfetta. C'è solo un piccolo particolare. Questa frase va in contrapposizione con tutta la linea comunicativa di Allegri dal giorno zero al giorno attuale di questa stagione. Perché noi non abbiamo mai puntato al massimo. Sempre detto, bisogna cercare di puntare. Sì, ma noi abbiamo sempre detto, ma sì, guarda, il Champions, l'importante è arrivare in Champions, adesso anche quinti, va bene. Non abbiamo mai detto, Dio santo, l'Inter ha vinto, io a tutti i costi voglio il secondo posto. Ma è importante arrivare in Champions, perché? Perché hai i soldi, perché l'anno prossimo giochi, perché poi ci sono più partite. Sono discorsi differenti, sono proprio filosofie differenti, punti di vista differenti. Dusan è migliorato molto da quando è arrivato alla Juve, sta trovando un suo equilibrio interiore nel giocare le partite, anche quando le cose vengano meno bene, per il ruolo che ha deve rimanere dentro la partita, perché ogni momento può arrivare la palla giusta con cui vincere la partita. Io su questo sono assolutamente d'accordo e credo che Vlahovic a livello mentale sia migliorato tanto anche grazie ad Allegri. Io probabilmente penso questa cosa qui, perché il Vlahovic sempre arrabbiato, così lo vedo meno e sono convinto che questo sia grazie ad Allegri e credo che Vlahovic sia migliorato tanto da questo punto di vista qui, non dal punto di vista tecnico ma da quello caratteriale. Sì, Juve al mondiale, in Supercoppa, quasi in Champions, se si vince anche la Coppa Italia come definirebbe la stagione? E Allegri dice, risponde in modo molto semplice: non sono mie imprese ma quelle di tutti, una società forte, una squadra forte che è stata. Cioè, lui sta parlando dei suoi successi e dice la Juventus è stata una squadra forte ed era una società forte. Proprio della serie, se adesso non si vince, è per forza. Quest'anno, perché tutti gli anni non possiamo vincere. L'importante, quando sei alla Juve, è che tutti quelli dentro la Juventus debbano avere l'ambizione di vincere, di ottenere il massimo e vincere. Poi, se ci sono dei più bravi, sicuramente è come normale che sia, altrimenti vincerebbero sempre gli stessi, bisogna applaudire. Allora, fermiamoci un attimo. È lo stesso Allegri che diceva chissà perché vincano sempre gli stessi e oggi ci dice non possano vincere sempre gli stessi. Cioè è la stessa persona. No, perché mi viene un po' da ridere, un po' da sorridere perlomeno. Cioè, quando si vince, perché vincano sempre gli stessi? Quando non si vince, non possono vincere sempre gli stessi. No, ma stiamo scherzando. Dai, è uno scherzo, è una candid camera. Saranno usciti con le telecamere nascoste. A un certo punto lo striscione sei su scherzi a parte. Non posso pensare che sia davvero una cosa uscita dalla bocca di Allegri, questa roba qui. Un allenatore che ha sempre basato tutto sul vincere. E quando non si vince, così è troppo comodo. Così è troppo facile. Così è troppo riduttivo. Però aggiungo anche un'altra roba. Sentirmi dire che alla Juve l'ambizione deve essere sempre massima, bisogna partire per vincere. Ma mi sono svegliato io male stamattina e tutta la comunicazione di quest'anno che andava in un'altra direzione non è mai esistita? Oppure sì e boh, per qualche motivo oggi la giriamo? Cioè io questo voglio capire, cioè, questa roba davvero non mi torna, mi sembra quasi davvero, ve lo dico proprio come la penso, mi sembra proprio un attacco diretto di Allegri alla dirigenza della serie. Quando non si vince, e quando vincevamo non avevamo una squadra forte e una dirigenza forte, poi non si può mica sempre vincere della serie, la dirigenza mi ha chiesto questa roba qui, mica di vincere, quindi quando sarà Juve bisogna sempre vincere, però se non me lo chiedi allora, cioè, quindi bisognava chiedere, quest'anno bisognava dirgli Allegri bisogna vincere il campionato. Nelle ultime stagioni io non ho mai sentito parlare di qualificazione Champions come obiettivo. Io ho sempre sentito che bisognava vincere e poi quando si trovano le somme a fine anno, no, ma non è un fallimento. E allora ripeto, dopo è troppo facile, se si vince bravo, se non si vince, vabbè, fa lo stesso. Cioè, mi sembra un discorso veramente assurdo, veramente assurdo.
quando non si riesce a vincere, soprattutto nel calcio italiano di oggi, per una società italiana l'importante è giocare la Champions, perché a livello economico sposta il bilancio di una società. Quindi se noi riuscissimo ad arrivare in Champions quest'anno, credo che in una fase di, non chiamiamola rivoluzione, ma di un percorso iniziato 3 anni fa, la Juventus comunque non sarebbe mai rimasta fuori dal discorso Champions. Cosa molto facile quando cambi molti giocatori, abbassi il livello di età e giochi nella Juventus. Quindi per noi arrivare agli obiettivi che la società ci ha chiesto inizio stagione sarebbe un successo, e quindi sarebbe una buona annata. Poi a tutti piace vincere, io sono il primo, però il raggiungimento dell'obiettivo è quello e a quello bisogna arrivarci. Ribadisco, sembra quasi che dica: oh, a me hanno chiesto quello, io arrivo lì, quindi ho fatto bene, perché quello era quello che mi avevano chiesto. Sì, ma questi non sono discorsi da allenatore, non sono discorsi nemmeno da una persona che punta al massimo, che vuole cercare di migliorarsi, che vuole avere l'ambizione di vincere, l'ambizione di fare il massimo. Questa è una persona che semplicemente dice: oh, mi chiedi quello, beh, io ti do questo. Perché? Perché dal punto di vista economico il bilancio dopo è a posto. Ma allora non è un parlare di allenatore, cioè non è un parlare sportivo questo. Questo non è un parlare di una persona che deve mettere la squadra in campo. Questo è il parlare di un dirigente. Ma Allegri di professione fa l'allenatore della Juventus, non il dirigente. Non è mica Scanavino. Allegri non è Scanavino. Fategli vedere un organigramma, spiegategli che lui deve far giocare, vincere, migliorare la Juventus. Perché questi non... Ma poi ripeto, ribadisco, è tutto l'anno che ci raccontiamo che, ma qui stesso l'ha detto, qui sarebbe un ottimo, sarebbe un successo, una buona annata. Ma come, ma non bisogna sempre avere l'ambizione di arrivare al massimo? Cioè, io capisco che arrivare in Champions quando non puoi vincere è buono, ma qui siamo al terzo anno, della stessa guida tecnica. Oh, non abbiamo mai superato i 73 punti, credo, in questi anni. Per darvi un'idea, Pirlo l'ultima giornata che arriva in Champions ci arriva al quarto posto con 78. Ma questi sono discorsi sportivi. Oh, ma io sto facendo pochi punti, ma devo migliorare, sto facendo pochi gol, devo farne di più. Ma questi sono i discorsi che deve fare un allenatore. Poi vogliamo camuffarci dietro là gli obiettivi, sì, però non stiamo parlando sportivamente, perché se te arrivi quarto quest'anno e arrivi in Champions, non si cancellano le 12 partite con 12 punti, le 3 vittorie in 14 partite e vediamo le prossime, perché all'inizio del video vi ho chiesto: ma secondo voi quanti ne facciamo? Io vi dico 6, che non è che è una roba incredibile. Sarebbero 18 punti in 17 partite, mamma mia, sarebbe sicuramente un successo. Sì, successo è proprio il termine giusto. Sarebbe sicuramente una buona annata, ma anche questo sarebbe proprio il termine buono. Buono e successo, mamma mia, certamente, assolutamente. Boh. Pioli ha detto che l'Inter è la più forte da 4 anni. Perché secondo te avete la seconda miglior difesa ma il settimo attacco? E a lei qua bisognerebbe dire: dobbiamo migliorare. I gol fatti più o meno siamo in linea con l'anno scorso. Abbiamo come medie occasioni create in linea come l'anno scorso. Sì, ma non è che l'anno scorso abbiamo fatto 157 gol, abbiamo fatto sempre questa roba qui e l'anno prima uguale. Non è che dobbiamo confrontarci con l'anno scorso, dobbiamo migliorare, non è che dobbiamo... Vabbè, sta lì, dai, vabbè, dai. Vabbè, bisogna migliorare, oh! Bisogna migliorare, ma mica accontentarsi. Magari potevamo essere più efficaci. Pioli ha fatto un ottimo lavoro col Milan e mi fa piacere incontrarlo. Non so se l'Inter è stata la più forte negli ultimi 3 anni, so solamente che quest'anno ho detto che l'Inter è nettamente la più forte. Venivo preso per matto, ma ci sono dei valori e bisogna essere realisti. L'Inter in questo momento qui ha, rispetto alle altre, un valore diverso. Boh, sentire uno che abbia detto sei matto perché l'Inter è la più forte, io non l'ho sentito. Per me lo scudetto doveva essere un duello tra Juventus, Milan, Inter e Napoli, con il Milan e l'Inter che le vedevo davanti a tutte. Immaginavo potesse vincere il Milan, nonostante l'Inter mi sembrava la più forte, perché immaginavo che l'Inter potesse dedicarsi anime e corpo più alla Champions che al campionato. Non è andata così, ha vinto l'Inter, stravinto l'Inter, dominato, però non mi sembra che fosse una follia iniziano a dire che l'Inter era più forte. Poi io ricordo, poi qua magari mi sbaglio, una conferenza stampa dove Allegri dice: loro hanno Osimhen, sono i campioni in carica, è logico pensare che siano i favoriti.
dovrei andarmela a rivedere, mi sembra una conferenza stampa di una partita, adesso non mi ricordo la partita, io ero in macchina vestito da matrimonio perché stavo andando a un matrimonio e ho fatto il post partita in macchina, dovrei andarmela a recuperare, intanto vi butto questo dettaglio perché mi sembrava di aver sentito questa roba qui, però vabbè. Ci sarebbe anche un secondo posto da raggiungere. Oh, grazie, finalmente qualcuno che fa notare che non è il discorso di arrivare in Champions. Interesserebbe anche cercare di migliorare le posizioni, di avere quell'ambizione di non continuare a far schifo fino alla fine dell'anno perché tanto gli altri dietro possano perdere e ci sono 5 posti in Champions e quindi fa lo stesso. Sono cose positive che ci stanno, no? Dato che parliamo di obiettivi, ecco, l'obiettivo magari arrivare secondi, anche a 20 punti dall'Inter, ma comunque secondi. Secondo posto, ma è una partita in cui in caso di vittoria, e non sarà semplice, ci darà l'opportunità di ambire al secondo posto, che è un grandissimo risultato. No, non è un grandissimo risultato, però va bene. E comunque ti tiene viva la competizione fino alla fine dell'anno ed è una bellissima cosa. In più c'è la Coppa Italia che quando dicevo io, ma qui è questa, è la conferenza stampa in cui bisogna dire, alzarsi, ma mamma mia mister, ma quanto sei bravo, dicevi che l'Inter era la più forte, è la più forte, dicevi te che era meglio andare avanti nelle coppe perché si riempiva la settimana, mo mamma mia, ma quanto sei stato bravo a dirlo. Cioè ormai bisogna questo è il tipo di risposta che bisogna dare, non... ha sempre ragione lui, e quando si vince bravo, quando si perde ma non è bravo, l'Inter è la più forte, bravo, si vede, bravo, bravo mister, bravo, sei perfetto, sei bellissimo, meraviglioso, però secondo me qua ci sono altre cose che stiamo un po' sottovalutando. Quest'anno purtroppo le settimane non abbiamo potuto riempire, non per demerito nostro che siamo arrivati terzi, questo a me piace sempre ricordarlo, però va bene, quest'anno bisogna cercare di entrare di nuovo in Champions perché ci sono tantissime partite e sarà una stagione bellissima, quando giochi tante competizioni è molto bello. E giustamente Antonio Paolino di Radio Bianconera dice, mister, ma perché mai come quest'anno si parla di concetti legati al bilancio e ne parlate sempre più spesso? Chissà perché, perché da una parte dovremmo pur difendere la nostra posizione. Io come vengo detto sono aziendalista, faccio l'allenatore in campo, ma le società di oggi sono aziende, sì, però bisogna preoccuparsi più del campo. Comunque bisogna centrare gli obiettivi per centrare soprattutto nel campionato italiano la qualificazione alla Champions, che se la manchi ti sballa il bilancio, è questione di numeri. Però la Juve deve rimanere competitiva, dice Allegri. Attenzione, attenzione a tutti, sentite, la sfida degli anni da Juventus è essere competitiva dentro la sostenibilità, sarà una bella sfida. Comunque sia, il 16 agosto, quando ripartirà il campionato, la Juventus ripartirà con l'obiettivo di vincere. Ma, scusami, perdonami, stop, rivolgiamo il nastro. La Juventus ripartirà con l'obiettivo di vincere. Ok. Poi magari non succederà, ma quando si lavora la Juventus, l'obiettivo massimo, l'ambizione massima di tutti deve essere quella di ottenere il massimo risultato. Questo deve essere chiaro a tutti. A me era chiarissimo. Ed è sempre stato chiarissimo. E se ho rotto le palle tutto l'anno era proprio perché questa cosa mi era chiara. E so che tanti sono d'accordo con quello che vi sto dicendo. Non mi sembrava che fossero gli altri a non avere il concetto chiaro che alla Juventus bisogna vincere, bisogna lavorare per vincere, avere l'ambizione di vincere. Non mi sembrava. Poi ribadisco, si spiega tutto se Allegri da un anno, che dice queste cose per fare un dispetto alla società. Questo lo impareremo col tempo, soltanto col tempo. Ma questa roba qui, dopo tutto l'anno in cui Allegri ha ribadito l'obiettivo, è soltanto uno. Dire, sì, ma sta società non c'ha neanche voglia di vincere, non mi ha neanche chiesto di vincere, e io che cosa devo fare? Vincere? Non ci credo neanche loro. Cioè, questo è l'unico motivo. Ripeto, lo impareremo, perché se e quando verrà esonerato Allegri tra qualche mese, questo sarà un discorso che nel caso assolutamente verrà fuori. C'è grande differenza, mister, tra i primi e i secondi tempi. E lui ridendo dice, all'inizio del campionato facevamo bene i primi, non i secondi, sai, ci sono anche gli avversari. Ma santo il signore, ma che risposta è? Ma solo per noi ci sono gli avversari, se è l'unica squadra che gioca contro gli avversari. Invece tutte le altre che giocano senza gli avversari fanno primo e secondo tempo fatto bene. L'altra sera a Roma con la Lazio abbiamo sbagliato tecnicamente molti passaggi facili. Ma questo può essere una tematica. I giocatori possono sbagliare. Non è un... Lo sappiamo tutti.
lo sappiamo tutti, ma sono messi nel contesto migliore per non sbagliare o sbagliare il meno possibile? È questo qui. Era una partita importante, c'era della pressione addosso, siamo agli obiettivi finali, ma abbiamo avuto occasioni importanti. Sì, le hanno avute anche loro. Cioè, il Tatti Castellanos ha rischiato di farci 4 gol, mica Lewandowski, mica Benzema, mica Suarez, il Tatti Castellanos. Sul primo angolo abbiamo concesso il gol, chissà come l'abbiamo concesso, tra l'altro, però ci sta a non dirlo. Poi occasioni con Vlahovic e Bremer, ma questi invece mettiamoli in evidenza che sono stati errori. Poi al 15esimo un'infilata su palla persa su ripartenza e il gol preso allo stesso modo. Poi però abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli. Ah beh, quando potevamo essere 3-0 ci sta. Poi se dentro la partita vediamo i passaggi sbagliati che abbiamo fatto, si rende più brutta la prestazione. Ma a livello di occasioni abbiamo avuto buone occasioni. Sì, però come giustamente mi insegna Allegri, ci sono anche gli avversari e le hanno avute anche loro. Quindi vabbè. Pioli e Marotta inizio stagione parlavano di vantaggio di non giocare le coppe. Rispondo con una risposta semplice e basica. La Juventus per 5 anni ha giocato 2 finali di Champions, vinto 5 scudetti, Coppa Italia e Supercoppe giocando oltre 50 partite. All'inizio, giustamente, il direttore Marotta doveva dire per forza così, tra l'altro gli faccio i complimenti per il suo lavoro all'Inter. Giustamente, ci sono i fatti che dicono tutt'altro, ma è normale che sia così. Certo, è il gioco delle parti, è normale che Marotta e Pioli dicano determinate cose, così come Allegri le dirà anche magari non pensandole. Ma non è che se la Juventus ha vinto con le coppe significa che giocare le coppe è meglio. Cioè, la Juventus quest'anno aveva una grande occasione per utilizzare dei metri di intensità più elevati che non le vediamo fare solitamente e ha scelto di non farlo. Le coppe non le aveva, ma ha scelto di non farlo. Anche qui sono delle sfumature differenti, però veicolano il messaggio che vuoi passare, e questo non è un bel messaggio da passare, che anche senza le coppe non è cambiato niente. No, potevi fare decisamente meglio, a maggior ragione perché non avevi le coppe. Ragazzi, perdonatemi se mi sono un po' alterato, però a me sembra quasi che ci stiamo prendendo in giro. Cioè, mi sembra davvero che tutte le volte che si apre bocca ci si prenda in giro. A me, io ve lo dico, a me questa sembra una guerra civile tra Juventus e allenatore della Juventus, tra Allegri e dirigenza. Mi sembra una guerra civile. Sembra che le parti si diano fastidio a vicenda. Ma con questi presupposti qui, per quello che mi arrabbio, io mi arrabbio per questo. A me sembra che dentro la Juve ci sia sta voglia di prendersi in giro, di mandarsi le frecciatine. Io ti dico così perché te mi hai detto così, a te non mi parli, allora io dico quest'altro. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, ma non esiste sta roba qui. Oh, ma in mezzo c'è la Juventus, in mezzo c'è una squadra, in mezzo c'è una stagione che non sta andando bene e stiamo assaggiando la cacca e diciamo che buona questa Nutella. Stiamo facendo sta roba qui e in mezzo c'è la Juventus. Ma per forza mi arrabbio, ma per forza. Ma lasciamo stare un po', fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e ci vediamo domani. Ciao e sempre forza Juve.